grazie e buongiorno a tutti. Io mi scuso, le slide saranno in inglese perché qui a rappresentare Eutelsat ci doveva essere il presidente amministratore delegato Michel Delusen, che purtroppo ho imprevisto questa mattina e mi tocca l'onere di rappresentarlo impropriamente, ma cercherò di rappresentarlo. Le slide sono in inglese. Allora, mancano 15 giorni a questo grande evento, a questa grande apertura, e noi siamo pronti, come lo è anche Expo. Allora, perché Expo? Perché Eutelsat in Expo? Innanzitutto perché l'Italia è per Eutelsat un paese molto importante. Sono 30 anni che noi collaboriamo con i maggiori players italiani e di conseguenza c'è una storica collaborazione, una storica attenzione di Eutelsat al mercato italiano. Ed Eutelsat in Italia ha anche delle infrastrutture che sono il centro, il cuore di tutta l'infrastruttura di trasmissione della nostra flotta, e ovviamente abbiamo, come ho detto, una grande partnership di grande livello con tutti i broadcasters. Faccio una piccola carrellata su quello che sono, diciamo, i numeri di Eutelsat. Abbiamo circa 378 canali italiani televisivi su World Bird, di cui 302 in SD e 76 in HD. 498 canali italiani sono presenti sulla nostra flotta di 34 satelliti, di cui 406 in SD e 92 in HD. E in Italia 8 milioni di case sono dotati di una parabola che guarda il nostro satellite, con 20 milioni di utenti. Questo sono i nostri maggiori partners italiani, sono i principali partners player italiani con i quali collaboriamo, e noi ci onoriamo di mettere in onda e di far fruire i loro contenuti a tutti i cittadini italiani. L'audience di Eutelsat. Eutelsat raggiunge 274 milioni di case in Europa, nel Medio Oriente e nel nord dell'Africa, e 8 milioni di queste, come abbiamo detto prima, sono in Italia. Di questi 140 milioni guardano Oddbird. Oddbird è la posizione a 13 gradi sul quale ospitiamo in tutte le programmazioni di Sky, Rai e Mediaset, per citare solo le principali. Anche le altre televisioni sono presenti sul nostro satellite Oddbird tramite TVSat. Ecco, il fatto che l'Italia sia un paese importantissimo per Eutelsat è il fatto che noi annualmente facciamo una premiazione degli awards televisiva alle migliori canali televisivi, ai nuovi attori che si presentano sul mondo della trasmissione diffusiva verso le case. Ecco, questa premiazione viene fatta in Italia. Per anni è stata fatta a Venezia, l'anno scorso è stata fatta a Roma e si replicherà il 30 ottobre 2015, anche questo evento sarà fatto a Roma. Come ha detto bene Raffaele prima, il satellite non è solo la diffusione satellitare televisiva, ma il satellite permette, attraverso anche uno studio, la corsa verso l'innovazione che Eutelsat ha svolto in questi anni, con un nuovo satellite, con una tecnologia completamente diversa che è il CalSat, porta anche l'internet, il broadband nelle case di tutta Europa, e questo è importantissimo anche per non avere cittadini di serie A o di serie B, ma dare la potenzialità, l'opportunità a tutti i cittadini di avere le stesse potenzialità di chi vive nelle grandi città. Questo lo facciamo attraverso un brand, un servizio satellitare bidirezionale che noi abbiamo nominato Two-Way, che possiamo rendere disponibile in qualsiasi parte d'Europa con un servizio a 22 megabit in download e 8 megabit in upload. Questo significa portare la connettività dappertutto. E infatti anche Infratel in questi giorni ha emesso un bando di gara per poter raggiungere, per dare degli incentivi
chi è in aree non coperte dalla DSL o comunque dalla connettività, dando degli incentivi a connettersi per questo servizio. Ecco, questo è il broadband. Ma come abbiamo visto, questo è il servizio che noi diamo in Europa, ma il fatto che il riferimento alla centralità, all'importanza che EUTELSAT è stata sempre data all'Italia, è il fatto che in Italia c'è il centro di trasmissione, di controllo di questa rete, di questa rete di comunicazione di tutta Europa. A Torino abbiamo l'impianto e il controllo, è un centro di eccellenza perché è proprio lì che si controlla tutta la connettività, il traffico di tutta Europa sul satellite. Ecco, noi abbiamo in Italia, appunto, a Torino questo centro, abbiamo un altro importante teleporto a Cagliari per la connettività, per la trasmissione sia di segnali dati, sia di segnali televisivi verso altri continenti, per esempio l'Africa, che è un altro continente molto importante per Eutelsat, oltre naturalmente ad altre parti del mondo che sono sempre importanti, ecco. E abbiamo un ufficio a Roma dove cerchiamo di coordinare tutte le attività e i rapporti con i nostri, con i nostri clienti. In Italia ci sono 200 persone che lavorano per Eutelsat, che contribuiscono a rendere disponibile sia i servizi di trasmissione dati, internet o anche televisivi. Ecco. Importanza dell'innovazione. Ecco, il fatto che l'anno scorso siamo aumentati in numero di satelliti di posizioni orbitali, anche con l'acquisizione di SatMax, abbiamo una copertura mondiale. Infatti già questa nostra potenzialità, che nel passato era limitata a certe aree geografiche, abbiamo raggiunto un ruolo di operatore globale. Noi abbiamo con i nostri 34 satelliti la possibilità di raggiungere qualsiasi parte del mondo. Ecco, e questo lo abbiamo dimostrato e soprattutto con la qualità che Eutelsat ha sempre come primo obiettivo, fatto la trasmissione della canonizzazione dei due papi lo scorso aprile. Ecco, ma con un'esperienza di coprire eventi importanti come per esempio Torino 2006, dove noi siamo stati l'operatore che ha portato le immagini delle Olimpiadi invernali nel mondo. Oggi ci proponiamo appunto anche altri eventi importanti come il Gran Premio di Misano, ma Expo in Italia, a Milano, per noi è importante perché, per quell'attenzione che noi abbiamo al Paese Italia e al ruolo che Milano avrà nei prossimi 6 mesi, l'importanza e il fatto di rendere disponibile la nostra flotta a portare le immagini di Expo nel mondo, questo ci onora e ed è un campo di lavoro enorme che ci appresteremo a fare. E questo ovviamente comincerà dal prossimo 30 aprile. Noi insieme ad Expo trasmetteremo la cerimonia di apertura del concerto di Bocelli in HD in tutto il mondo. Abbiamo messo a disposizione 8 satelliti della nostra flotta per coprire ogni angolo del mondo. Di conseguenza tutto il mondo potrà vedere il nostro concerto, mi approprio anche io, il nostro concerto, perché sono italiano, il nostro concerto di Bocelli, della cerimonia di apertura, lo faremo fruire in diretta, in HD, in tutto il mondo. Ecco, questa è la nostra sfida, ecco perché siamo in Expo. Come realizzeremo questo? Ma Piero mi ha anticipato, attraverso una rete di collaborazione che abbiamo in questi mesi messo in piedi con la RAI, RaiWay, che ci aiuterà a portare verso il nostro mondo di interconnessione, di teleporti, di Globcast e i nostri satelliti. Ecco, attraverso questa collaborazione, questa filiera che abbiamo messo in piedi, noi abbiamo sicuramente la possibilità di portare l'immagine di Expo nel mondo. Grazie.